Essere presentato in un posto del genere, appunto, come ho già detto, alla presentazione delle maglie è motivo di orgoglio personale, ma anche collettivo, perché una squadra che ha un museo, che ha quindi una storia da poter raccontare, è una cosa molto importante e farne parte è un motivo di grande orgoglio per me, e essere presentato qua dentro ancora di più. 4 anni dopo, che giocatore ritroviamo? Ma sicuramente un giocatore più maturo, un giocatore che ha acquisito esperienza, che ha migliorato sicuramente, poi giudicherete voi in questi anni. Ciao Marco, la mia domanda, diciamo, non è mai bello tornare al passato, però quando ti sei dispiaciuto dover lasciare Perugia nel momento in cui hai conquistato la promozione in B ed eventualmente la felicità di essere tornato quando hai saputo che la trattativa, insomma, poteva concretizzarsi? Sì, è dispiaciuto essere andato via, anche se ognuno ovviamente fa le sue valutazioni. Io ero ai tempi di proprietà del Livorno e quindi niente, ogni giocatore, ogni società ha il suo percorso e per quel momento lì probabilmente era giusto andare avanti così. Ed oggi appunto, quando ho saputo della possibile trattativa che poteva andare in porto, ovviamente ero molto molto felice. Ma dentro al Perugia che ti hanno detto? Ma perché questi 4 anni non ti abbiamo rivoluto, adesso poi invece all'improvviso puntiamo forte su Moscati? Cioè, come te l'hanno giustificato? Ma la giustificazione pratica non c'è stata, perché comunque paradossalmente l'anno scorso è stato il mio miglior anno anche a livello di numeri, di statistiche. Quindi io la giustifico in questo modo. Il lavoro che paga, insomma. Sì. Sei diventato un giocatore che è in grado anche di fare qualche golletto e voglio sapere da te se sei ancora quel jolly che gli allenatori mettono dove vogliono a seconda della necessità o se hai un ruolo più definito e se preferisci magari adesso avere un ruolo tuo fisso. No, vabbè, ovviamente. Il mio ruolo, tra virgolette, fisso è sempre il solito, sempre la mezzala. Poi in questi 4 anni, i primi anni di Livorno soprattutto, ho girato, quasi era diventata la mia rovina saper fare anche altri ruoli. Mentre anche l'anno scorso ho giocato da trequarti, ho giocato una volta terzino, ho giocato esterno di centrocampo in maniera occasionale. Poi la maggior parte delle partite ovviamente è mezzala. Marco, sì, diciamo l'impatto di conoscere Nesta, uno, e due, se saresti pronto per fare il capitano? L'impatto di conoscere Nesta è stato un impatto molto positivo perché ovviamente tutti l'abbiamo conosciuto da giocatore e conoscerlo da allenatore, appunto, ovviamente credo sia ancora prematuro dirlo, però ci vorrà del tempo, però a livello umano mi ha fatto una buonissima impressione, a livello tattico comunque. E per adesso mi piace molto, poi appunto avremo modo di conoscerci meglio sia io che lui. E per la seconda domanda è una domanda difficile perché credo sia una domanda retorica perché fare il capitano difficilmente un giocatore ti dice di no, ovviamente, però ci sono dei ruoli, delle situazioni da rispettare. E poi una cosa che non è che uno prende e decide, è una cosa che viene decisa a livello collettivo. Che la squadra ancora va completata. Fino adesso che impressione hai avuto dei tuoi compagni? No, mi hanno accolto molto bene. E ci sono degli ottimi giocatori in rosa. Ovviamente la squadra va completata, servono altri giocatori, però la prima impressione è stata buonissima, un gruppo di ottimi giocatori e di bravi ragazzi. Poi ora domenica partiremo per il ritiro, quindi avremo modo di conoscerci meglio, di affinare anche la conoscenza calcistica tra di noi, imparare a conoscerci sul campo, che è la cosa più importante. Nessun riferimento per Di Carmine.
te lo premetto perché sennò. Però il fatto che tu ritorni dopo, dopo aver rappresentato tantissimo per questa piazza, perché il gol del, solo il gol del famoso, insomma, ti qualificherà per sempre con, nel rapporto con Perugia, a prescindere da come andrà questa tua nuova avventura. Sei pronto a prenderti sulle spalle il ruolo di bandiera che sta scomparendo, che diciamo tutti che in questo momento nel calcio non ci sono più le bandiere, però insomma Marco Moscati a Perugia anche quando non c'era i tifosi lo consideravano una bandiera. Sei tornato, sei ancora giovane alla fine, però sei pronto per prendere questo tipo di responsabilità nei confronti della piazza, dei tifosi insomma? Ma guarda, io mi ricordo una domanda simile a livello di responsabilità nell'ultimo anno che sono stato qua. E il mio pensiero è lo stesso, ovvero che ho deciso anche di venire qua perché c'è un carico di responsabilità importante su di me. E le responsabilità sono stimoli inevitabili che possono aiutarti a darti più del massimo. Più del massimo, quindi io appunto ho sperato tanto in questa chiamata e oggi sono qui e so benissimo e quanto la gente crede in me, quanto la gente ha voluto che tornassi e ovviamente cercherò di dare tutto, anche quello che non ho in campo, come credo di aver sempre fatto. Poi il fatto di essere tornato a titolo definitivo cambia ancora, dà un qualcosa in più? Eh sì, perché è la prima volta che sono del Perugia in maniera definitiva, quindi è motivo di ulteriore orgoglio. In più, appunto, adesso sono, ma anche prima, sinceramente a me essere in prestito qua non è mai cambiato niente, perché nei 3 anni che sono stato qui in prestito o negli anni passati dove sono andato in prestito mi sono sempre sentito un giocatore di quella squadra lì, a prescindere dal legame contrattuale. Però certo, essere un giocatore del Perugia a livello definitivo mi rende molto felice. Noi abbiamo visto la tua evoluzione al Curi da avversario, hai fatto 2 gol in questo stadio da quando non indossi più la maglia del Perugia. Tu come l'hai vista questa tua evoluzione? Cioè, che cosa ritroveremo? Quale Marco Moscati ritroveremo rispetto a quello che abbiamo lasciato qualche anno fa? Ma il giocatore è sempre il solito, ovviamente uno acquisisce esperienza, torno con un bagaglio di partite in Serie B molto più importante, e anche se le qualità sono quelle di quando avevo 21 anni che ero qua e ho cercato appunto di migliorarmi, di cercare di calciare meglio anche col piede debole, di migliorare sotto tanti aspetti. E poi appunto voglio dimostrarvi, ecco, quello che sono oggi. La domanda delle domande è: dove vuoi arrivare insieme al Perugia? Lontano. Sinceramente non voglio dirti obiettivi concreti, perché già mettersi degli obiettivi, nel senso voglio arrivare qui, uno si pone un limite, quindi io ti dico lontano. Sono molto ambizioso, lo è la società, lo sono i miei compagni, e quindi vogliamo fare bene, vogliamo dare il massimo, sappiamo che possiamo fare grandi cose e poi appunto sta solo a noi.